Ciao a tutti, io sono Michelle e benvenuti, benvenute sul mio canale. Oggi farò un tutorial sul famoso olio di limone, che tante persone vanno a essiccare le bucce del limone, però poi l'olio non sarà efficace, non farà assolutamente nulla, perché le bucce del limone dovrebbero essere non essiccate. Insomma, appena sbucciate e messe sott'olio, ecco, essere coperte tutte, poi vedrete sul mio tutorial. Comunque, questo oliolito ha tanti benefici. Io lo uso alla sera, lo uso sulle unghie perché le va a rinforzare per le cuticole, le va a schiarire le unghie, soprattutto per chi usa tanto smalto o qualcuno che ha avuto il gel permanente sulle unghie. E vorrebbe curare le unghie e non metterlo più. Questo è un buon rimedio. Perché? Perché schiarisce, perché il limone ha tanti benefici. Io lo adoro. Comunque, questo olio di limone o macerato oleoso possiamo farlo in tanti oli vegetali. Per esempio, possiamo metterlo in olio di jojoba, sarebbe più costoso, però va benissimo per il viso. Ma non solo. Possiamo metterlo in olio di mandorle, che va bene per il corpo, che è un anticellulite. Perciò massaggiare le zone colpite dal panicolo adiposo farà molto bene, molto molto bene, ovviamente se siamo costanti. Poi si può usare, se lo mettiamo in dicaprilil ether, potrebbe essere come quelle gocce per asciugare prima il smalto che mettiamo sulle unghie. Dicaprilil ether è un olio leggero, è un olio di sintesi, però non ci fa male. E si spruzza sullo smalto. E poi le unghie si asciugano e saranno anche molto, molto lucide, bellissime. Poi si può usare anche per i capelli, cioè col dicaprilil ether, perché è un olio leggerissimo, proprio leggerissimo, non va a ungere i capelli. Sui capelli bagnati lo possiamo usare dopo lo shampoo e ci dà anche una leggera schiaritura nel tempo. Poi lo possiamo usare anche per le occhiaie, chi ha le occhiaie o le borse sotto gli occhi, veramente è un buon rimedio. E schiarente, possiamo metterlo sul viso dove ci sono le macchie, macchie anti-età, macchie dal sole, però di estate non bisogna usarlo perché il limone contiene degli oli essenziali che sono fotosensibilizzanti, perciò alla luce solare, invece di farci del bene, ci creerà delle macchie. Perciò usatelo perché veramente sono anticellulite, è veramente buonissimo. Per le unghie è buonissimo. Io ovviamente non posso avere le unghie lunghe perché essendo estetista non è possibile averle. Proprio un estetista veramente seria non potrebbe mai avere le unghie lunghe perché danneggerebbe la pelle della sua clientela. Comunque, io vi auguro tutto il bene del mondo. Vi lascio al tutorial e se veramente vi è piaciuto il mio tutorial e pensate che sia utile, lasciate un like e iscrivetevi al mio canale. Allora, al prossimo tutorial. Un bacio a tutti. Ciao da Michelle. Okay, boss. Let's start. Inhale and exhale.